Diamo il via a questa riunione, a questa assemblea pubblica su un tema ovviamente importantissimo per l'amministrazione comunale e per Castelzato. Allora, questo incontro è stato, diciamo, voluto in modo particolare dall'assessore urbanistica Angelo Ferretti, in modo tale da poter questa sera esaminare, analizzare, diciamo, questo PGT ormai che andrà ad essere, diciamo, adottato a breve, e le sue prospettive. Vi do una piccola notazione di servizio, che è questa: il 30 di settembre è scaduto il tempo per presentare le osservazioni, e ovviamente tutte verranno ovviamente prese in considerazione, ci mancherebbe. Se però ci fosse ancora qualcuno che per motivi diversi non è riuscito a presentarle o volesse, ecco, in tempi ragionevoli può ancora protocollare e presentare, diciamo, la propria osservazione. Poi sarà cortesia dell'amministrazione, e diciamo mi impegno a farlo, di tenere conto anche di questo. Ovviamente, ecco, non aspettiamo ancora 2 mesi, ci diamo un tempo ragionevole, non so, una decina di giorni, nella quale qualcuno, perché è possibile estendere, diciamo, anche questa data di scadenza. Ecco, vi do la parola a Ferretti, assessore. Ecco, abbiamo anche la compagnia, diciamo, dell'intervento anche del nostro architetto responsabile dell'area tecnica, Cavalleri, il quale può darci sicuramente delle informazioni, delle delucidazioni in base alle vostre richieste. Grazie. Buonasera. L'assemblea pubblica fa seguito ai precedenti incontri che abbiamo tenuto presso il Comune in merito al PGT. È un'occasione ulteriore per presentare, per spiegare quali sono state le linee guida che abbiamo tenuto per proporre lo strumento urbanistico. Abbiamo visto sia in fase dell'adozione che anche tra le osservazioni ci sono fatti, si sono manifestate forti criticità in base alla nostra proposta, soprattutto in merito all'entità, diciamo, alle superfici che vengono trasformate, sono oggetto di trasformazione urbanistica. In sostanza, le critiche più forti fanno notare che circa 590.000 metri quadrati di area agricola viene trasformata in qualcos'altro. E qui vorrei entrare in questo dettaglio. Per quale ragione arriviamo a questi numeri? Abbiamo detto come amministrazione che all'inizio del nostro mandato avremmo cercato di portare Castelzato a diventare un centro di attrazione turistico-sportiva, perché erano presenti e sono presenti sul nostro territorio 2 realtà importanti. Una è l'impianto sportivo del golf, e l'altro è l'autodromo di Franciacorta, del quale l'amministrazione comunale è fondamentalmente proprietaria per quanto riguarda la nuda proprietà, se vogliamo dire proprietaria del fondo. Sappiamo che c'è un diritto di superficie in capo a Cava di Castelzato, eccetera, però sappiamo che l'istituzione comunale rimane e rimarrà anche al termine di questo lungo periodo. Riteniamo che per quanto riguarda l'autodromo è un impianto che necessita di determinate dimensioni per garantirne lo sviluppo a livello internazionale,
e queste determinate dimensioni le può raggiungere anche grazie alle varianti urbanistiche che abbiamo adottato e approvato nel corso di questi 2 o 3 anni derivanti dallo spostamento della cava di prestito. E ovviamente non è una parte dell'ampliamento del golf che va a incidere sulle aree oggetto di trasformazione del PGT, perché sono state fatte varianti prima, però questo per dire che la linea seguita, se vogliamo, che Castezzato sia un polo sportivo di attrazione turistica, l'aveva permesso in tempi probabilmente più brevi rispetto a quel che era la previsione originaria di sviluppo, comunque renderà l'autodromo più interessante per chi pratica questo tipo di sport. Tornando ai nostri 590.000 metri quadrati, in sostanza ci sono 2 interventi che impegnano la maggior parte di queste superfici. Uno è il golf, che interessa un'area complessivamente di circa 190.000 metri quadrati, e la seconda area è l'area a nord del tracciato della TAV e della Brevia. Ora, su questa trasformazione insieme al nostro PGT, i ragionamenti e le motivazioni che ci hanno portato a elaborare questa proposta sono sostanzialmente 2. Uno è dato dalla viabilità, cioè questa nuova linea viaria, la Brevini, per vicende, diciamo così, anche sovracomunali, è finita col diventare che fino al confine del nostro territorio l'autostrada sarà una tangenziale. In sostanza, il collegamento tra Castrezzato e Brescia non sarà a pagamento, e quindi si può pensare che, come già in altre occasioni e in altri ambiti è stato affermato, che praticamente Castrezzato diventa la porta di Brescia, cioè la porta di accesso a Brescia, perché chi arriverà alla barriera di Chiari Castrezzato, come viene chiamata, mentalmente si è portati a pensare di essere arrivati a Brescia, mentre invece si arriva esattamente nel nostro territorio. La seconda è che i comuni limitrofi a Castrezzato si sono mossi e organizzati per individuare delle aree di sviluppo, diciamo così, produttivo, per l'insediamento di attività produttive, in modo anche incisivo e, tra virgolette, aggressivo, nel senso che Chiari da qualche anno ha portato avanti un progetto di area vasta che man mano sta ampliando. Ci è sembrato giusto individuare e di far presente che anche sul territorio di Castrezzato, che se vediamo anche chiaramente le linee rosse, il binario, diciamo così, della ferrovia e l'altra fascia che rappresenta la Brevini, diventano già di per sé stesse una barriera al territorio, diciamo, all'ambito di, diciamo, urbano del paese, lasciando quella porzione di territorio, secondo noi, adatta ad ospitare attività produttive. E questa previsione era già in essere anche
anche qualche anno fa, dato una delibera, individuava quell'area come quell'area, diciamo così, in generale tutta, come è stato anche recepito da un emendamento al PGT, quella superficie atta ad ospitare il futuro sviluppo del paese. Per quanto riguarda le zone residenziali, che non sono state limitate e inserite in zone periferiche e zone quindi di completamento a quello che è il tessuto urbano e diciamo a nord del paese, ma sotto lo svincolo autostradale, c'è quel riquadro arancio che è un ambito di trasformazione per ospitare, diciamo così, attività di tipo ricettivo, alberghi, un albergo, un ristorante e quant'altro nei pressi dello svincolo autostradale, perché in direzione a Brescia, quello che vedete lì, quella rotatoria che è in via di ultimazione, è il primo svincolo che c'è in uscita dopo la barriera ed è l'ultimo della tangenziale prima dell'entrata effettiva nell'autostrada. E quindi ci sembra che sia anche una posizione in qualche modo privilegiata che il nostro territorio ha. Rimane poi il discorso della frazione Bargnana che sappiamo per quanto riguarda quella porzione di territorio di Castrezzato è stata soggetta nel corso degli anni a interventi diciamo deturpativi un po' in tutte le salse, perché prima discarica, poi recupero del podromo, poi ulteriore scavazione della cava di prestito, e abbiamo inserito quell'area di completamento dietro una richiesta ovviamente dei residenti, dei proprietari dell'area, e in qualche modo come compensazione per quello che è stato fatto, ma bisognerà poi entrare anche nel dettaglio e vedere quali interventi si potranno fare per migliorare quella porzione di territorio del comune di Castrezzato. L'area, diciamo, a ovest dell'autodromo, che è segnata in quel colore arancino o rosa, dipende, ecco, è stata indicata come parco agricolo, una sorta di area di filtro tra l'impianto sportivo autodromo, area che poi andrebbe a collegarsi alla zona dell'oasi delle piscine, e non è altro che una sottolineatura urbanistica per specificare che lì dovrà rimanere, diciamo, come zona agricola. Questo può essere come introduzione e soprattutto è la motivazione, le motivazioni per cui abbiamo fatto questa proposta al Consiglio Comunale di Castrezzato. Stasera non ha potuto esserci l'ingegner Campana, però per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto tecnico, abbiamo con noi, ringraziamo di essere qui, l'architetto Cavalieri, che per quanto riguarda questioni più prettamente tecniche potrà dare una risposta. Ecco, grazie. Volevo porre alcune considerazioni per avere delle delucidazioni. Una è che come pensate voi Castrezzato come paese? Nel senso che in tutto il nord Italia sta rinascendo una spinta sociale per riappropriarsi anche della propria identità agricola, anche della propria identità territoriale e della propria identità storica.
vedendo come avete, secondo me, affrontato la questione del piano regolatore, nonostante l'appartenenza politica, eccetera, avete escluso tutto quello che è l'identità del territorio di Castellettato. Oltre a questo, avete pensato, senza porvi minimamente il pensiero di sentire il parere dei cittadini, di voler ampliare l'autodromo in modo tale da farlo diventare un impianto internazionale. Abbiamo già avuto un'esperienza di un evento internazionale che ha portato in subbuglio il paese per qualche giorno, perché non è un ambiente preposto e predisposto a poter contenere così tante persone con i servizi che poi vengono erogati ai cittadini. Io mi domando, volendo urbanizzare così tanto, sia a livello industriale che residenziale, come farà il Comune di Castrezzato a proporre dei servizi ai cittadini seri? Le scuole si sa benissimo che non potranno essere così ricettive di un numero così elevato di famiglie e di bambini. Le aree verdi presenti nel Comune di Castrezzato non sono così grandi e efficienti per poter contenere l'esigenza di un futuro giovanile del paese. Mancano dei servizi primari come un ufficio postale che possa essere ricettivo per una simile mola di lavoro sia industriale che privata. Mancherebbero proprio tanti servizi che, pensando a un futuro solamente tra virgolette economico-industriale, quando vediamo benissimo che tutto il resto dell'Italia in questo momento sta andando in un'altra direzione, mi sembra un po' azzardato. Tante persone si stanno associando anche nei paesi limitrofi per ricreare delle realtà agricole a servizio dei paesi per poter proporre prodotti a impatto zero per l'ambiente. Noi invece andremo a urbanizzare e a costringere tutto un territorio a aumentare il traffico intorno al proprio paese. Costringeremo i cittadini ad essere bloccati, a non poter più andare in bicicletta, perché anche adesso ormai è diventato una problematica abbastanza evidente per tutti, perché come è stato sollevato, penso in così l'ultima volta, non si può più raggiungere i paesi limitrofi in bicicletta, né verso Comezzano, né verso Comezzano Cizzago, né verso le altre direzioni, perché o le strade sono bloccate o non sono provviste di strutture per poter far passare i ciclisti e i pedoni in maniera sicura. Quindi mi sa che si sta pensando un po' a uno sviluppo fino a se stesso per probabilmente un resoconto irresponsabile, un rendiconto irresponsabile nei confronti della cittadinanza. Se riuscite a chiarirmi probabilmente i miei pensieri sbagliati. Vediamo se ci sono altre, facciamo una. Si vuole sull'argomento magari aggiungere altre domande? Io direi, il settore agricolo nel PGT dove avete neanche interrogato? Gli altri comuni, Palazzolo, Trenzano, Pontonio, hanno chiesto ai rappresentanti dei sindacati per avere un'idea, una lucidazione, un parere. Questo è stato proprio tagliato fuori completamente. Zero. Adesso bisogna informarsi un attimo, perché da quanti anni sono rappresentate come tutte le altre sono. Io non sono sindacato, nessun rappresentante di Codier di Castellettato, ma nessuna settimana. Quando è stata fatta nelle conferenze BAS, tutte le associazioni sono state invitate, comunque c'è la copia dell'invito delle lettere scritte da tutte le associazioni. Tant'è che non so se uno con i diretti, un'unione agricoltori ha poi fatto anche, ha lavorato con delle osservazioni, anche in parte condivise con l'ufficio tecnico. Però questo si può verificare. Sì, però caspita, nel paese è un'unità che fabbricate 600.000 metri quasi e l'unica area che potete rispettare è quella lì a Ragicina, in un paese agricolo. Non è questo. Allora, non è che è l'unica, è tutto quello che è, diciamo, l'area di colore bianco, è tutta l'area agricola. Lì si è voluto
più sottolineare appunto con maggior forza la destinazione agricola e di parco agricolo, non è che è tutto quello che vediamo. Sì, ho capito il discorso. Ora preferivo che mi dicessi quella parte lì che creiamo un bosco. Ora per me era un impatto diverso. Lo stanno costruendo Trenzano, lo fanno in altri paesi, qua per avere un albero, cioè nel senso. Io non lo so quello che sta facendo negli altri paesi, nel senso che ogni paese avrà le sue problematiche. Per quanto riguarda l'aspetto agricolo, voglio dire, quello viene definito come parco agricolo. Le altre sono zone agricole. Insomma, l'unica zona dove non c'è nessuna azienda agricola, ho capito il discorso, è l'unico pezzo dove non nasce nessuna azienda agricola, cerchiamo di utilizzarla. Tutte le aziende agricole sono a sud dell'autonomo. Quella zona lì per forza non devo crescere cose di fronte, quindi sì. Il discorso no, era diversamente, no, cioè diversamente proposto. Si fa di 100.000 metri quadri di area, capito il discorso industriale. Ma aveva ragione la ragazza, in un contesto dove stiamo tornando un po' al contrario, un po' turistico, vedere nei prossimi 20 anni riuscire a riempire un paese da 5.000 abitanti con 20 industrie che non verranno mai, che stanno la maggior parte chiudendo. Cioè nel senso. E su questo. Ovviamente sono considerazioni condivisibilissime, ovviamente rispettabilissime, perché hanno un loro fondamento. Non è che io credo che non sia la questione di vedere se si pensa sbagliato o giusto. Dico, noi abbiamo elaborato la proposta in funzione di una nuova viabilità. Abbiamo fatto un incontro la settimana scorsa dove i responsabili dei Bravini di BM hanno confermato che le previsioni sono per il dicembre 2013 per l'ultimazione dei lavori. Secondo me è altrettanto utopistico pensare che a fronte di uno svincolo, di una barriera autostradale e della fine di una tangenziale che collega direttamente a Brescia, non ci possa o non possa essere previsto un insediamento di attività produttive, perché purtroppo nel nostro paese, per una serie di ragioni, io credo la principale per la mancanza di una viabilità importante, c'è la carenza di un'attività produttiva che possa chiamarsi tale, cioè di attività produttive sono andate via via chiudendo. Vediamo che in altri paesi ci sono ancora queste presenze, ma tutto quello che riguarda la trasformazione di un'attività, di un'area agricola in qualcos'altro non presuppone il fatto che questo qualcos'altro sia legato all'attività o al commercio di prodotti agricoli, perché anche per i prodotti agricoli la viabilità è importante, non è che il chilometro zero comincia castrezzato, finisce castrezzato. Il chilometro zero può anche essere che sia nell'ambito provinciale, servito da una viabilità che possa permettere lo spostamento delle merci in modo ragionevolmente breve. Questo prima non c'era. E l'azzardo che voi dite e che anch'io posso condividere parzialmente è proprio pensare in quest'ottica. La viabilità non inciderà per niente sull'attività economica o sul possibile insediamento di un'attività economica produttiva anche legata all'agricoltura. Sappiamo che la produzione per esempio di latte castrezzato è molto elevata, siamo da quello che dicevano appunto i rappresentanti sindacali, è un paese che produce latte. Manca poi una serie di elementi aggiuntivi a quello che è l'attività agricola in sé, perché i prodotti, diciamo così, legati al territorio, collegati o con la possibilità di uno smistamento per via di questa strada. Io sono ben pensiero. A Castresano l'autostrada non c'è mai stata, io non credo che sia insignificante questo, credo che invece possa essere l'occasione per pensare a qualcos'altro. E tornando alla domanda di come si fa a pensare che Castresano possa avere mancano servizi adeguati a questo momento demografico, sappiamo che
Nell'ultimo PRG in fase di adozione era stato fortemente criticato e in sostanza per le stesse ragioni di cui stiamo ragionando oggi. Però mi sembra che grazie a quel PGD, grazie alle risorse derivate dalla trasformazione di aree agricole in qualcos'altro, si sia riusciti per esempio a costruire un asilo statale, perché mi sembra che le risorse siano derivate dal convenzionamento con chi ha poi utilizzato parte di quelle aree. Quindi è chiaro che, a mio modo di vedere, la trasformazione di aree, l'insediamento di attività diverse da quelle agricole, portino poi delle risorse al comune e che lo mettono in grado di realizzare quelle opere che diventeranno, quando sarà il momento, necessarie a soddisfare i bisogni della collettività. Posso? A me, visto che ti ho tirato fuori quello del Valdino, a me sembra di ricordare, la Scalvini al limite mi potrà correggere se sto sbagliando, che per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, perché non è più asilo, non si chiama più così, l'area limitrofa circostante doveva essere destinata, se non erro, ad ospitare un polo scolastico inizialmente. E dall'attuale amministrazione invece è stata destinata al supermercato. Quindi da lì si può pensare come questa amministrazione. Ma questo non risulta da nessuna parte. Era il progetto iniziale di anni fa, quando si era parlato, si aveva parlato di un nuovo polo scolastico. Posso intervenire, visto che sono stata. Posso? Allora. Nei progetti dell'amministrazione precedente quest'area doveva rimanere l'area dove adesso c'è il supermercato Famila, il parcheggio doveva rimanere di rispetto al paese per protezione della zona industriale al paese. Voi avete deciso invece, avete fatto la convenzione con i proprietari del terreno e avete dato la possibilità di costruire un supermercato con un parcheggio. Tanto sta che anche l'area a fianco dove c'è attualmente ci sono i cani, quest'area l'avete individuata anche nel piano delle alienazioni come area destinata a essere venduta da parte dell'amministrazione, l'avete messa nel piano delle alienazioni e deliberata col bilancio di previsione. C'è stato anche un chiarimento, però non è stato riportato a verbale comunque. No, adesso è nel piano delle alienazioni, per toglierlo dal piano delle alienazioni è necessaria una delibera di giunta che mi auguro farete al più presto. Attualmente la delibera prevede che questo venga alienato, poi che troverete gli acquirenti per alienarlo. Sarà un po' difficile visto che siete andati ad alienare anche tutte le aree del comune di Castrezzato. Di proprietà dell'amministrazione. La domanda, mi riferivo, era questo, secondo l'amministrazione precedente, amministrazione Treccani, quest'area dall'asilo fino al supermercato attualmente parcheggio doveva rimanere fascia di rispetto. Infatti proprietà dell'amministrazione comunale è l'asilo, l'area a fianco dove attualmente si trovano i cani, chiamiamola così, e a fianco c'era quell'area che con il convenzionamento le parti sapevano già che la parte a sud sarebbe rimasta di protezione. Voi siete arrivati e avete cambiato il progetto con i proprietari dell'area, perché i progetti c'erano e erano diversi. Questi erano gli indirizzi della vecchia amministrazione. Voi avete fatto altre scelte, avete deciso lì di dare sede a un supermercato. Questa è stata la vostra scelta. E di aprire una farmacia. E con la scusa della farmacia avete fatto il supermercato, perché per fare il piano integrato doveva essere di utilità pubblica e quindi con la scusa della farmacia avete fatto il supermercato. Avete avuto la scusa della farmacia perché finalmente apriremo la seconda farmacia. Noi non abbiamo niente con la farmacia, assolutamente. Questi sono poi i conti, perché in ambiti di servizi anche una seconda farmacia io credo potrà essere molto utile alla cittadinanza di Castrezzato, a tutti.
perché è più importante l'istruzione. Ma quello che dicevo, che non c'era nessuna indicazione per quanto riguarda un eventuale polo scolastico, questo volevo dire. Poteva essere un'area ottima, come deve essere rimanere quest'area, ma la troverai anche nelle nostre dichiarazioni di voto allegate agli atti del Consiglio, che questo, anche quando avete approvato il supermercato, abbiamo fatto una dichiarazione di voto che quest'area erano destinate a un futuro ampliamento scolastico, ve l'abbiamo sempre detto, che questo era il nostro indirizzo. Poi che non ci siano gli atti, quegli atti, le delibere allegate all'approvazione, ci sono queste dichiarazioni di voto da parte di Alternativa Democratica. Poi mi permetto, per quanto riguarda il dire che la mia affermazione era utopistica, la inviterei vivamente a... Allora mi ricordo male il termine. La inviterei caldamente a percorrere, se ha tempo un giorno, la 4, a me è capitato recentemente di fare dall'inizio alla fine, e vedere su questo territorio circostante la 4 quante fabbriche sono chiuse e dismesse, non solo sulla 4 ma anche su altre arterie autostradali. Di vedere invece alcune zone che producono, se non erro, che muore la piacenza con gli appunti, quante aree sono state destinate per ricevere gli studenti, quindi con cascine didattiche, aree che sono state destinate ad attività agricole, perché la viabilità che ha stretto c'era, andava consolidata quella che c'era. Quando si fa una scelta di crearne di nuova, ci deve essere una motivazione un po' più, secondo me, un po' più consistente e di spessore rispetto al poter spostare il latte da una cascina ad un'altra o all'impresa, perché comunque anche prima riuscivano a spostare il latte fino all'impresa che la lavorava. E la questione è, questa strada ha portato molti disagi alla cittadinanza, ne sta portando tuttora, e il Comune non ha fatto nulla per superare questi disagi. Basti pensare quanto tempo è che abbiamo un sottopassaggio nei pressi dell'ex tabacchificio, dove non ci passano due camion e lì passano solamente i camion, e bisogna a volte fermarsi per lunghe code perché se passa un camion non può passare una soluzione. Comunque il fatto è provare a pensare a un futuro diverso, il futuro diverso che l'Italia sta urlando ad alta voce anche da parte dei giovani e tutte le persone che non fanno parte della politica, è il non pensare solo a cementificare tutto il territorio, è pensare a valorizzare quello che si ha e già è cemento, perché noi a Castelzato abbiamo delle aziende che sono chiuse da anni, sono vuote e non vengono utilizzate per nulla, o per esempio abbiamo un tabacchificio che lì non so da quanti decenni vuoto e inutilizzato, e rispettare quello che fortunatamente quel poco che ci hanno lasciato. Distruggere quel poco che ci hanno lasciato per cementificare tutto vuol dire vietare alle future generazioni di vivere in un paese sano e che gli permetta loro di vivere in maniera serena. Finché si tratta dell'ampliamento del golf, la cittadinanza potrebbe anche essere d'accordo, perché comunque sia crea un polmone verde, togliendo l'agricoltura, ma quantomeno crea un polmone verde. Se parla la cittadinanza di togliere tutto quello che c'è di verde, e l'abbiamo visto anche ultimamente nel paese, gli alberi vengono tagliati perché probabilmente costa la manutenzione, soluzione, tagliamo via tutto. Le siepi vengono tagliate, costa la manutenzione, tagliamole. O probabilmente gli si darà una motivazione diversa, tanto per coprire il vero motivo. Però stiamo vietando veramente alle generazioni future di avere un futuro sereno e di avere un futuro sano. Finiremo probabilmente come la zona di Brescia della Caffara, dove i bambini hanno il divieto di poter giocare nei parchi giochi o anche sul balcone. Se questo sarà il nostro futuro, mi sa che ai cittadini castellati non andrà molto bene. Allora, la riunione di stasera a me sembra molto in ritardo rispetto a quelli che erano i tempi, assessore, entro i quali avrebbe dovuto farla nei confronti della cittadinanza. Per parlare adesso di un PGT già adottato, già con un'adozione, in addirittura d'arrivo della seconda adozione, dell'adozione definitiva, mi sembra un po' ridicolo, anche perché per tutto quello che possiamo dire come cittadini,
ormai quello che è fatto è fatto. Cioè, stasera che cosa ci presenta? Perché vuole illustrarsi il TGT? A che pro? Cioè, possiamo dire qualcosa che non ci va bene, lo cambia? Oppure è qui solo per illustrarlo? Che significato ha questo incontro? Sì. Mi sembrava più consono e più opportuno che l'avesse fatto 2 anni fa, forse magari anche le risposte della signora, della signorina, avrebbero trovato magari, cioè forse ne avrebbe tenuto conto nelle indicazioni che ha dato i tecnici, nelle indicazioni che avete dato i tecnici nella stesura del piano di governo del territorio. Cioè il nostro piano di governo del territorio è un esito puramente tecnico di delibere, di piani, di accordi fatti in precedenza per poi arrivare alla costruzione di questo piano di governo del territorio che secondo me non ha metà nulla. Consumo del territorio e basta, con la possibilità di una futura espansione a nord, con un'area già ancora artigianale da consumare sotto Brevini verso il territorio, verso il comune, ancora 150.000 metri di area, che tra l'altro nell'amministrazione precedente aveva indicato come zona verde eccetera, voi l'andate a vendere, cioè dichiarate che volete spostare a nord la zona artigianale e poi andate a alienare a sud l'altra zona artigianale verde a ridosso della TAP. Cioè che significato ha questa operazione da parte vostra? Cioè dite una cosa e ne fate un'altra. Se volete spostare a nord, perché alienate l'area a sud? Poi lei ha detto che c'era bisogno, la prospettiva industriale, eccetera, a nord, il tracciato di Brevini, eccetera, ma il territorio a sud c'è da completare, non c'era bisogno assolutamente, bisogno di fare a nord. Avrebbe trovato benissimo a sud tutte le aree possibili e da industrializzare. Allora poi in questo piano di governo del territorio manca assolutamente una politica di visione verso il territorio. Verso le realtà di questo paese, non c'è riferimento alla vita sociale assolutamente nessun riferimento alla vita sociale delle persone, delle fasce più deboli, riferimento, non so, housing sociale, niente di niente, solo espansione territoriale basta, solo cemento. Ma lei pensa veramente che i supermercati creino ricchezza e posti di lavoro? No, alla fine non si troverà, non hanno mai creato, no, sono la spazzatura i supermercati, sono la spazzatura, non creeranno né posti di lavoro né ricchezza. Cioè mi chiedo alla fine avete spostato la cava di prestito, avete raccontato anche delle bugie, ci termini, spostiamo la cava di prestito perché abbiamo l'autodromo, così non abbiamo migliaia, ampliamo l'autodromo, sì, ne paghiamo che di essi per Brevini 1.100.000 metri cubi, però diamo la possibilità di scavare ulteriori metri cubi al proprietario dell'autodromo, perché non se ne scavano solo 1.100.000, se ne scavano molti di più. Questa è la verità, va detta ai cittadini, non si dicono le bugie, si dice la verità. Avete dato ulteriormente altri 5 più di terreno all'autodromo da scavare, in aggiunta a quello che già scavavano per la cava di prestito. Questa è la verità, ci sono gli atti che dimostrano questo. Non abbiamo evitato la cava di prestito che venisse la discarica, eccetera, eccetera. No, abbiamo ampliato l'autodromo per recuperare la ghiaia per Brevini e in più abbiamo recuperato altra ghiaia che è andata in tutt'altri posti. Lei questa sera, le osservazioni che emergono in questo incontro vengono recepite dall'amministrazione o è solamente una fase interlocutoria, così un pur parler che alla fine non ha nessun valore per voi? Perché cioè a me sembra che se un'amministrazione convoca i cittadini per parlare del PGT può anche recepire delle istanze che escono in questo incontro. So che sono state presentate una 60ina di osservazioni, chiedo all'amministrazione, le avete analizzate, avete intenzione di recepirle? Parte. Poi chiedo un'altra domanda, la provincia ha chiesto qualcosa all'amministrazione, qualche integrazione al piano di governo del territorio? Finito. Allora,
parto dall'ultima domanda perché Lisa non ha ancora la provincia ha chiesto delle integrazioni per il documentazione che l'ingegnere Campana sta fornendo in merito, cioè se erano su alcuni aspetti di natura tipo per esempio alcune dichiarazioni relativamente allo studio geologico, altro per quanto riguarda il territorio ecologico e alcune specifiche per quanto riguarda le relazioni che sono legate al PGT, cioè sostanzialmente delle questioni di natura tecnica, sulle scelte, chiamiamole così, di natura politica, di strategia del piano, ovviamente la provincia entrerà con una fase della concertazione e con la fase in cui ci sarà la conferenza di servizi per quanto riguarda la fase conclusiva del procedimento, per cui oggi. Tornando indietro nelle domande, diciamo, le osservazioni, certo che le valuteremo, parte di queste osservazioni verranno anche recepite, le stiamo guardando e affrontando in questi giorni. Le motivazioni di un'assemblea pubblica, ma tenendo presente che il ruolo deliberativo spetta al Consiglio Comunale, quindi oltre che agli amministratori anche i consiglieri. È chiaro che se queste osservazioni, anche critiche, dovessero essere condivise da, non solo da me, oppure anche indipendentemente da me, ma anche dalla maggioranza dei consiglieri, è chiaro che ne troveranno spazio. E so che le parole che ha speso stasera non è la prima volta che ci vengono rivolte. E qua forse sta il divario e l'incomunicabilità che trova da una parte a vedere la nostra proposta come irragionevole e senza fondamento e da parte nostra a vedere che invece su questo c'è un aspetto che porterà un beneficio al Comune di Casteldate. L'aver inserito la possibilità di vendere delle aree non vuol dire che necessariamente vengano vendute. Come è una possibilità che l'amministrazione e le amministrazioni avranno di poter fare delle scelte. Al momento siamo fermi a quel passo. Io credo che sia un comune e da quello che sta succedendo, da come è impostata la politica a livello nazionale, purtroppo i comuni dovranno trovare mezzi e risorse per cavarsela da soli, perché vediamo con questi tagli e spending review e tutto quello che vedete, almeno io lo vedo così, ci stanno mettendo in condizione di dover provvedere da soli al nostro mantenimento, cioè il mantenimento diciamo più che altro a provvedere di soli e procurarsi le risorse per soddisfare i bisogni dei cittadini. Questa è la mia preoccupazione più grande. Non avendo altre forme è quella di trovare, ma soprattutto, e questo lo dico con estrema tranquillità e sincerità, io credo che la realizzazione di un'autostrada e di una barriera autostradale e di una tangenziale nel nostro paese, con lo svincolo che fa, diciamo così, la divisione tra autostrada e tangenziale che ci collega a Brescia da una parte, a Montichiari dall'altra, io dico va bene, adesso stiamo attraversando un momento in cui non si capisce quale sarà il nostro destino, ma io mi auguro che questa struttura qua, questa struttura viaria, ci porti qualche chance in più rispetto a quelle che avevamo nel passato. Cioè riterrei, io l'altra settimana con la Brebeni, quest'opera qui, che mi sembra di aver detto costata più di 2 miliardi di euro, hanno detto finanziata totalmente con fondi privati e non pubblici, o completamente questi privati hanno sbagliato completamente le previsioni, avevano soldi da buttare
e li hanno buttati in quel modo lì, altrimenti una prospettiva di sviluppo e di crescita ci deve essere. E io credo in quella direzione. Teniamo presente che poi la proposta, quella di cementificare tutto, è vero, il Consiglio Comunale mi ha portato quell'accordo dei 190.000 metri che se verranno trasformati il comune tra, diciamo così, tra gli accordi alla fine della trasformazione incasserà 1,5 milioni di euro e 35.000 metri quadrati di area urbanizzata, ma spetterà poi alle amministrazioni che si succederanno gestire queste risorse. E credo che avere la possibilità di 35.000 metri quadri nella disponibilità dell'amministrazione di Castrezzato, qualche finalità anche indirizzata a scopi diversi da quello produttivo. Cioè, io posso anche pensare all'housing sociale, ma se non ho un euro di risorse, è un po' difficile che possa costruire o pensare di costruire qualcosa. Veramente l'housing sociale non si fa come farebbe a costruire, si fa in altro modo, si fa dettando le regole l'housing sociale, sì. Ma comunque e si fa senza soldi. Allora, lei pensa ancora che per il Consiglio di Castrezzato si faranno i bilanci con gli oneri di urbanizzazione? Lei pensa questa cosa, no? Perché dal discorso che lei ha fatto ha parlato che bisogna recepire, visti le sempre migliori entrate da parte dello Stato. Anche all'IMU sugli immobili produttivi, quello è un'entrata che se si costruisce si pagherà già sulle aree. Ma io non sto, certo, quindi avremo tanti bei capannoni vuoti con l'IMU. Cioè io preferirei magari avere il terreno e che paghino l'IMU al 2, preferirei, piuttosto che il capannone al vuoto e l'IMU al 7. Ma ce ne saranno tanti, cioè, di terreni, ne rimangono tanti, perché stiamo parlando, cioè, di area per quanto riguarda l'area produttiva, la nostra, noi non siamo prioritariamente contro le aree produttive, cioè perché non completare quella a sud? Per 5 anni ne avevate da completare a sud, non c'era assolutamente necessità di ampliare. Era questo, cioè non abbiamo niente contro l'ampliamento delle aree produttive. Adottata e approvata. Poi per quanto riguarda poi i finanziamenti, lei ha detto che nel piano integrato avevamo recepito il milione per costruire, ci siamo tenuti il terreno in pratica nell'accordo per costruire la scuola dell'infanzia. Prima. Nel piano integrato l'amministrazione sono uscite per quell'ambito dopo la trasformazione. Certo, sì, no, niente da eccepire, infatti il terreno era stato, a seguito di un convenzionamento con la proprietà, era stato lasciato questa area, 20-21.000 metri quadrati, per l'amministrazione, nella quale una parte è stata destinata alla costruzione della scuola dell'infanzia, una parte è rimasta a terreno agricolo, terreno che voi adesso avete intenzione di alienare. La stessa procedura è avvenuta per quanto riguarda invece i campi di calcio con la cessione del campo Cossandi, cioè qual è stata l'utilità dell'amministrazione lì? L'amministrazione nel convenzionamento aveva portato a casa 21.000 metri di area, nel campo Cossandi l'amministrazione cosa porta a casa? Allora, del campo Cossandi anche qui gli altri argomentazioni sono... Non abbiamo niente contro il campo di calcio, se ci sono i soldi va benissimo, il centro sportivo Liga Galattico, bellissimo, ci va bene tutto, però noi non siamo contro la costruzione dei campi di calcio, la mia domanda era proprio economicamente qual è il vantaggio dell'amministrazione in questa perdita. Campo Cossandi e zona... Allora, lì c'erano... Innanzitutto sono stati tolti 17.000 metri quadrati, diciamo, a ovest del campo del centro sportivo, a sud del campo Cossandi, perché le aree, evidentemente un'intenzione di spostare il campo da calcio Cossandi da nord a sud c'era, perché nell'ambito del PRG di Gente venivano individuate due aree, una confinante con il centro sportivo a sud per Alto Cossandi e una
spostata più a ovest dopo diciamo così, la proprietà dei chiari, i silos dei chiari. Lì quindi stiamo parlando che non è che si vuole demolire la memoria storica, perché questo era già comunque condiviso dal fatto che c'era quella previsione. Se si fa un centro sportivo unico, si avrà. Le difficoltà che hanno tenuto fermo quella proposta originaria, nonostante che dal 2004 alla fine del 2007 il settore edile comunque ha avuto momenti di forte attività e di fermento, nonostante questa operazione non venisse fatta in quegli anni, vuol dire che a nostro avviso questo tipo di impostazione non era sostenibile. Non è così. Infatti io No, ti ripeto, non c'è il motivo, perché non hanno costruito questi 17.000 metri cubi, perché il proprietario di quell'area lì era proprietario di un'altra area in cui aveva già a disposizione 52.000 metri quadrati. Allora, diciamo le cose come stanno. Non ha voluto fare il piano di intervento integrale per un semplice motivo, perché aveva già nel PNG un consumo, la proprietà, un consumo di 52.000 metri cubi. Perciò per il momento non poteva fare uno e l'altro, è andato avanti con questo qui perché era una fetta più grossa. E quello là l'ha lasciato un momentino in disparte. Cosa è successo? Che poi nel 2008 è successo quello che è successo, che nelle milizie c'è stato un crollo totale. A questo punto di là si è fermato, però notando una cosa solo, che nel piano, nel PRG, nel piano integrato intervento, quelle due aree lì, allora a fronte dei 17.000 metri cubi che i proprietari, no, avevano a disposizione dall'area agricola trasformata in area residenziale, a loro volta dovevano cedere questi 16.000 metri quadri al comune costo zero per dargli la possibilità. Allora c'è stato un cambio, allora tu mi dai un'area agricola, io ti do sulla tua area agricola, ti faccio costruire 17.000 metri cubi. Doveva solo fare un piano di intervento integrato, questo genere non l'ha fatto perché avevano già 52.000 metri cubi, il complesso romano, tanto per chiarirci le idee, 52.000 metri cubi da sviluppare. Poi è subentrato quello che è subentrato alla crisi dell'edilizia e lì si è bloccato tutto. Però anche l'amministrazione stessa poteva fare un ufficio, poteva fare un piano integrato d'ufficio e presentarlo ai proprietari. Se i proprietari lo accoglievano, bene, se non lo accoglievano si poteva andare all'ufficio, ovvero si poteva anche espropriare quell'area a 10 euro al metro quadro, si poteva anche espropriare e non fare questo, diciamo, questo patto che avete fatto dando il campo Renato Cossandi a costo zero, quando l'area, il 99% ce l'avevate già. Non voleva fare il piano integrato, ok, si faceva presto, si andava, si chiudeva la partita dandogli i suoi 10 euro al metro quadro come area agricola e lui era già a posto. Invece avete fatto di tutto per... Allora, non è detto che quell'area lì è stata tolta, oggi come oggi è ancora nel piano regolatore. Quell'area lì non è stata tolta, è ancora nel piano regolatore. Fino a che non sarà approvato il PGT, quell'area lì è ancora area residenziale. Ecco, questo volevo solo specificare. Forse magari colgo l'occasione solo dal punto di vista tecnico poi per chiarire magari si insidia l'eventuale dubbio. È vero che il comune può attivarsi con dei piani d'ufficio e proporre delle programmazioni, ma è tanto vero che in Italia la proprietà privata è comunque tutelata. Sì, ma c'è anche la scuola, mi scusi, c'è anche la scuola, la proprietà privata, sì. Mi lascia finire. Allora io non sono mai intervenuto quando lei ha parlato. Allora, è altrettanto vero che la proprietà privata è tutelata, per cui per quanto riguarda gli eventuali piani d'ufficio sono tutti ammessi, ma è altrettanto vero che il prezzo che va pagato è un prezzo di mercato e non vanno. Allora gli espropri che sta dicendo lei si effettuano sui terreni agricoli, ma sui terreni che sono oggetto di trasformazione, di programmazione di natura urbanistica. C'è una commissione espropri che valuta le aree a valore di mercato, per cui i 10 euro credo e ritengo che siano buttati come uno potrebbe buttare la cifra. Per cui prezzi della Camera del Commercio, le aree agricole, prezzi di aree, prezzi della Camera del Commercio, le aree agricole. Io non voglio entrare nel merito delle questioni di natura politica.
particolari si pagano con i valori di mercato. Siano essi, allora, laddove c'è un'area agricola, è ovvio che il valore del terreno agricolo, sappiamo tutti come viene fatto ad essere indennizzato, ma è altrettanto vero che le aree edificabili vengono pagate come tali. Però lì non è un'area edificabile, però lì è un'area che doveva esserci un'area più particolare a fabbricabile per tutt'altra parte. Scusi, Sala. C'è sempre la difficoltà quando un cittadino ha un ruolo anche istituzionale come qualcuno di noi è consigliere comunale di ripetersi su alcune tematiche o su alcune cose già espresse anche in consiglio comunale e assessore Ferretti ci dovrà un attimino sopportare perché sono cose come diceva prima che abbiamo già trattato, ma è anche giusto magari affrontarle anche velocemente alla luce del fatto che fortunatamente questa sera, avendo fatto una riunione, secondo me la chiamo il terzo incontro di natura teatrale, visto che le prime due riunioni sono state proprio un minimo aspetto formale per rispettare proprio la forma per dire le ho fatte e lì ne discuteremo magari ancora poi in consiglio comunale. Questa sera ci troviamo ad analizzare alcune interessanti punti di vista che sono anche per certi versi controversi e contraddittori. Mi aggancio alla considerazione di natura economica che l'assessore più di una volta ha fatto, diciamo legata ad alcune scelte. È abbastanza triste pensare, però il momento magari in certe situazioni ce lo imporrebbe, ma non per forza ce lo deve imporre, che dobbiamo fare delle scelte in funzione poi del far tornare i conti. Anche perché nel piano di governo del territorio, comunque nel documento adottato, ci sono state considerate, trasformate e comunque considerate delle aree, chiamiamole così, considerandole tessuto consolidato, quando di fatto non lo sono, quando di fatto sarebbero delle aree di espansione, quando concretamente dovrebbero a un determinato percorso, momento del loro percorso, pagare degli standard, scusate il termine perché alla fine è monetizzare e dare dei soldi all'amministrazione comunale come premio che poi ritorna spalmato sul territorio a tutti i cittadini, standard di qualità che non so per quale ragione ne abbia già discusso anche il Consiglio Comunale senza ottenere risposte, soprattutto poi il nostro tecnico che era a disagio dicendo scelta politica, qualcuno abbiamo dei cittadini di serie A e di serie B e quindi qualcuno paga e non paga, se pagassero tutti in maniera più o meno equa, probabilmente alcune scelte sarebbero meno impattanti e quindi ridotte, riconducendoci magari al rispetto del bilancio. La ricaduta, il tema di stasera è analisi e prospettive. Mi permetta, Assessore, probabilmente è stato sintetico brutalmente per lasciare spazio a noi, ma di analisi ne ho sentite poche, di prospettive altrettante. Ok, ovviamente. Altrettanto ristrette. Abbiamo sentito settimana scorsa che l'intervento della Brevemi ci ha fatto capire a posteriori che ha commissionato chi per esso eccetera la Cattolica un'indagine di natura socio-economica per capire qual era la ricaduta economica sui territori interessati, tra cui nel caso specifico Castellizzato. Analisi che non è ancora pronta, la breve lì, tra un anno sarà pronta. Quindi, se vi ricordate, io dissi, come al solito, il politico fa le scelte, poi trova il modo di trovarsi la giustificazione a posteriori per sostenere. È ora di finirla, di fare politica in questo modo. L'analisi socio-economica a cui qualcuno prima faceva riferimento, in questo piano di governo del territorio adottato, sapete benissimo, lo sappiamo benissimo, il nostro piano ci ha detto, è inesistente agli atti e non giustifica e non riesce a sostenere, a giustificare nessun tipo di scelta di natura urbanistica che porti a considerare il miglioramento di natura sociale da una parte e quello economico parallelamente, perché dovrebbero andare più o meno parallelamente per autosostenersi, perché altrimenti se non sono entrambi qualche difficoltà ci sarebbe. Sappiamo benissimo e continuo a dire che quando parlavo prima della teatralità, perché? Perché bene o male assemblee, riunioni pubbliche non sono quelle delle conferenze VAS e quelle sono istituzionali e obbligatorie per arrivare all'approvazione dello strumento urbanistico, ma sono quelle che l'amministrazione ritiene opportuno fare
e più di una possibilmente, ovviamente scritto nessuna parte quante, nessun cittadino è mai stato convocato, nessun portatore di interesse, da qui rappresentanti sindacali categorie, gli agricoltori, anziché i commercianti, eccetera, sono stati coinvolti in assemblee per sentire il proprio parere, per dibattere, per chiacchierare e presentare magari una proposta, e non tanto già adottata, una proposta per arrivare a... arrivare stasera a questa sorta di postuma presentazione diventa abbastanza irrilevante, anche perché il sindaco giustamente ricordava non tanto il fatto che si può spalmare, ma la disponibilità dell'amministrazione ad accogliere o comunque la volontà a esaminare osservazioni che arrivano fuori tempo, la ritengo ed è sempre stata ritenuta, credo, da tutti democraticamente intelligente, no? E da considerare. Quindi il fatto che sia stata fatta dopo la chiusura dei termini, a maggior ragione va ad avvalorare il mio pensiero che o c'è un po' di confusione, no, dettata dalla fretta, non so da che cosa, questo lo saprete meglio voi perché lo state gestendo voi questo strumento urbanistico, altrimenti sarebbe incomprensibile. Sapete benissimo che ho fatto un esposto alla provincia invitandoli ad essere un attimino attenti nella fase, diciamo così, di analisi del piano di governo del territorio che avete inviato, cercando di essere attenti, dimostrando quella sensibilità alla provincia che ha dimostrato anche su altri territori comunali, perché dal 2001 al 2011 il comune di Castrezzato ha urbanizzato e sviluppato nuove aree di espansione pari a circa 176.000 metri quadrati, dati che sono estrapolabili all'interno della relazione del piano del territorio, quindi ci sono. Il fatto che dal 2011 al 2016, periodo quinquennale all'inizio del documento di piano, si considerano 549.000 metri quadrati, obiettivamente mi fa estremamente preoccupare per la dimensione là dove non ho sentito né prima né in consiglio comunale né stasera motivazioni diciamo così che possano sostenere né l'analisi mancante né le prospettive un attimino confuse. Quando parliamo di scelte che riguardano il documento di piano, quindi quei 500 e rotti mila metri quadrati, abbiamo all'interno questo parco agricolo a ridosso dell'autodromo, che sono 244.000 metri quadrati circa. Quello che magari qualcuno mi correggerà se l'ho inquadrato male, diciamo per concetto politico, ma quello che veramente mi lascia sconvolto, forse uso un termine forte, è stato il fatto che prima della discussione dell'adozione del documento del piano del territorio si è praticamente messo in voto un emendamento da parte del PDL dove si è detto: guardate, quell'area che è un parco, che dovrebbe essere un parco agricolo, didattico, dove si mette il verde, si mandano le scolaresche, c'è l'agriturismo, sarà la biblioteca, quelli della natura, quello che sarà, che era stato caldeggiato, sostenuto nella presentazione delle due assemblee pubbliche fatte in un pomeriggio estivo a grandi distanze di mezz'ora, no? Praticamente è stato fatto un emendamento dove non deve essere più considerato un vincolo il fatto del parco, quindi l'autodromo è lì, il limite è strada provinciale, strada comunale, vicinale, che si voglia a seguire dal nord verso sud. No, se l'autodromo ne avrà la necessità potrà comunque andare a intervenire su quell'area. Quindi ulteriore, se mi permettete, preoccupazione di un potenziale ampliamento dell'autodromo, non tanto legato all'autodromo in tale che ha di per sé già una sua problematica legata a disagi, accessibilità, rumori, più o meno qualcuno può essere sensibile, non sensibile, per l'amor di Dio, siamo i 7.000 abitanti, è giusto che ognuno esprima le proprie considerazioni. Ma questo vorrà dire che probabilmente quando qualcuno lo riterrà opportuno ed interessante ai fini economici delle casse, ci si potrà magari andare anche a escavare, quindi ulteriore impatto dell'area agricola.
credo che comunque questa sensibilità, come dicevo, alla provincia debba essere dimostrata coi fatti, per un atto doveroso nei confronti del paesaggio agricolo e anche verso le giovani e future generazioni. Quindi io di sensibilità, onestamente, su queste concettualità che possono sembrare accademiche, più che utopistiche, non ne ho mai sentite se non da parte di qualche consigliere sfortunatamente di minoranza che ha espresso delle forti preoccupazioni. Non ha detto che è tutto sbagliato, perché qualcosa magari di giusto c'è all'interno, però il concetto sono più le cose stridenti che le cose positive, quindi passano in secondaria importanza. 194.000 metri quadrati a nord di area produttiva. Potrebbe essere una scelta lungimirante, ricordo in consiglio comunale assessore che era orgoglioso della scelta dell'amministrazione comunale. Mi chiedo, ma l'amministrazione è orgogliosa di questo, ma perché ha analizzato che l'area produttiva ancora rimanente, che sappiamo benissimo perché i dati lo dimostrano, non è che io o qualcun altro, diciamo così, possa essere non d'accordo. Ci sono una serie, come nelle zone residenziali, una serie di metri quadrati a disposizione, vuoti vuoi per la crisi economica, vuoi per la scelta logistica, vuoi che ci sono maggiori attrazioni sull'area vasta di Chiari, rispetto. Comunque è in fase di completamento e con ogni probabilità, dati la mano, avremo comunque la garanzia produttiva di ampliamento per il prossimo quinquennio. Quindi andare a impegolarmi con scelte di questo genere, che in qualsiasi momento l'amministrazione potrebbe fare là e dove ci fosse l'esigenza di un certo genere e richieste, mi sembra particolarmente azzardato e tutto sommato abbastanza arrogante. Non riesco a capire come mai non si è mai preoccupata l'amministrazione di andare a capire fino in fondo ed essere anche da stimolo a capire come mai quell'area produttiva ancora a disposizione non va a completamento e quindi diciamo così andrebbe a smobilitare un attimino la questione. Quando il consigliere Scalvini parlava dell'area Cossanti, mi veniva in mente poi dopo il concetto legato a tante altre aree di tessuto consolidato camuffate da tessuto consolidato. L'area Cossanti, sappiamo benissimo che trasformazione per trasformazione, io non ho mai espresso mai posizioni contro lo spostamento del campo di calcio se non oculatamente valutato sotto l'aspetto e logistico e di accessibilità e sociale e soprattutto economico. Non ho capito perché è una struttura che adesso pur usata, tra virgolette, usato sicuro però, funziona in un determinato modo, non riesco a capire perché la devo spostare senza avere ancora i soldi per andare a realizzare un impianto sportivo. Quindi c'è qualcuno che me la sposta, me la individua e mi fa l'impianto sportivo quantomeno a parità del valore dell'attuale. Questa risposta del Consiglio Comunale, quando è stato approvato l'accordo bilaterale, non è stata data. Quindi qui stiamo parlando proprio anche in quel caso di tessuto consolidato e quindi un intervento convenzionato dove non mi pagherai gli standard di qualità che probabilmente mi sarebbero serviti, non dico per far tutto l'impianto, ma per fare qualcosina all'interno dell'impianto. È ovvio che è stato evidenziato più di una volta, noi abbiamo un territorio urbanizzato pari a 2.000, uno di termini tondi per così scivolano molto più velocemente, di 2 milioni di metri quadrati. Ampliare nell'arco del quinquennio con un dimensionamento che sarebbe, tirandolo per i capelli per chi ne ha ancora, di decennale, ampliandolo in 5 anni del 25%, obiettivamente mi sembra fuori di testa. Qui veramente stiamo andando fuori di testa e non mi si venga a dire che il parco agricolo non lo dobbiamo considerare, perché forzando un po', se fosse stato uno spazio pubblico non lo consideravo, ma lo sa benissimo l'assessore che tutte le aree che io vado a inserire con una coloritura e la mando dentro nel dimensionamento del documento di piano, in un qualsiasi momento lo vado a trasformare con quello che ritengo più opportuno come pubblico amministratore
ovvio, camuffandolo tante volte per la pubblica utilità, comunque nell'interesse della collettività, anche se richiesto da un privato. Però, cavoli, non continuiamo a dire sempre le stesse cose e poi dopo la fine ci troviamo il Consiglio Comunale ad approvare a qualcuno che chiede che venga approvato un emendamento per trasformare un'area poi al momento opportuno senza più nessun tipo di vincolo per nessuno e se ne fa quello che si vuole. Di fatto, che piaccia o meno, sono 500 e passa a 1000 metri quadrati, il 25% dell'urbanizzato che viene considerato ed è stato adottato. Mi veniva poi un'ultima considerazione, ma poi la pongo come domanda. Non so se qualcuno di voi ha fatto penso di sì, ovviamente, che sarebbe grave il contrario, i calcoli di termini entro il quale noi dovremmo andare a provare. Mi dite quando dovremmo andare ad approvare, termine ultimo, perché prima l'abbiamo adottato e non approvato, il piano di governo del territorio. Entro 90 giorni dalla fine delle osservazioni, che come stanno la sospensione per l'integrazione di chiesa della provincia. Quindi i termini sono sospesi dal... Il primo di ottobre. Quindi noi, domanda, entro il 31-12 cosa facciamo? No, entro il 31-12 o entro? No, entro, cioè, cioè. Entro quel periodo? Noi entro il 31-12 dovremmo andare ad approvarlo. Chiudere, procedere. Dico bene, correggetemi se, adesso non sto io a dire, però il termine regionale è la legge regionale 12. Essere precisi, diciamo così, che siccome il PGP non è che venga approvato, ma si chiude il procedimento di compatibilità con il PGP, accogliendo o non accogliendo le eventuali osservazioni, si chiude decorsi entro i 90 giorni dal periodo del termine dell'osservazione, lo sai benissimo, che era quello di ottobre, fermo restando il periodo di interruzione nella quale la provincia ha chiesto queste integrazioni, per cui probabilmente questo termine avverrà entro le metà dell'anno prossimo, gennaio 2020. Quindi non siamo tenuti noi ad approvare il piano entro il termine previsto legge regionale? Allora, nel momento in cui non lo approvi entro il periodo del 2013, accade che la pianificazione attuativa 2012 non può portare a termine nessun tipo di programmazione attuativa, però tutti quelli che sono i permessi di costruire e i normali insediamenti proseguono nella stessa maniera. Ma io vorrei che sia chiaro da parte dell'amministrazione comunale, sto parlando della maggioranza PDL Lega, che nel momento in cui per qualche ragione fantapolitica non dovessimo entro i termini andare ad approvare definitivamente il PGT, che sia il 31-12, che sia il 31 di gennaio, no, ma con termini stabiliti ovviamente da organi sovraordinati, ci dovrà essere un chiaro recepimento di responsabilità economiche da una parte e politiche dall'altra da parte di consiglieri di maggioranza, PDL e Lega. Volevo evidenziare questo. Grazie. Io vorrei dare una risposta al consigliere Sala sul discorso del campo sportivo. Vabbè, essendo assessore di sport, essendo 18 anni che passa in quella zona, diciamo, anche l'assessore, il consigliere Scalvini e Zotti lo sanno, che 18 anni che passa lì. Lei mi diceva che la struttura è agibile e tutto. Allora, grazie ai volontari. No, è usata. Agibile, sta dicendo agibile e usata. Sì, grazie ai volontari e chi tira fuori i soldi per mantenere questa struttura. Stiamo vivendo una situazione che la struttura è, diciamo, quasi tutellata, è abbastanza, diciamo, brutta la parola, però grazie ancora ai volontari e chi sborsa dei soldi per attivare ancora dello sport, attività sportive, che in questo, diciamo, paese, se non ci fosse ancora questo gran volontariato, attività sportive, non so quanti se ne sarebbero. Allora, il discorso della scadina è giusto, nel termine del spostamento dell'evento sportivo ci può stare, ok, dell'area non metto un metro, ok, soprattutto mi può andare bene nel discorso che è. Però, cioè, se lei vede, ho sentito anche che in quella struttura con 200.000 euro si poteva mettere a posto un centro sportivo del genere,
non so, se lei vuole fare un giretto, no, non è che l'ha detto lei, l'hanno detto, qualcuno l'ha detto, è stato anche scritto, ci sono anche i volanti iscritti che non c'è un l'attività sportiva funziona e funzionabile, non è vero, perché se c'è la possibilità di fare un girettino sul posto, ci sono elementi o altre cose che fanno un po' schifo, diciamo. Allora io spingo per avere un centro sportivo, non perché a me sinceramente non lo porto a casa, per fare lo sport ai ragazzini piccoli e grandi. Io sono 18 anni perché porto avanti questa attività, ne sono abbastanza orgoglioso e anche un po' stufo perché è pesante, però cerco di tenere duro ancora, penso che quindi sono volontari che hanno voglia di portare avanti certe attività. Io credo che nessuno mi abbia messo una considerazione che il centro sportivo funzionale per forza è tutelabile, diciamo, funziona tutelabile. Però nessuno ha messo in discussione l'utilità del fatto che esista qualcuno che sia nuova. Lei ha detto prima che lo stiamo usando, che lo usiamo con forza, con tempo, facciamo, lo usiamo, anche in certi pericoli, diciamo. Noi lo sappiamo che noi siamo circondati ancora di quattro aperture e nessuno sa niente. Adesso sappiamo. Adesso l'ha formalizzato. È meglio che rimanga. No, non assessore, ma adesso l'ha formalizzato e deve procedere con gli altri funzionari. Volevo rispondere un attimo alle considerazioni di Sala in merito alla destinazione del parco agricolo e all'emendamento votato in fase di adozione. Emendamento votato non prevede il fatto che comunque il parco agricolo possa essere in qualche modo destinato all'ampliamento dell'autodromo, ma è stato fatto un emendamento che dice esattamente il contrario, nel senso che eventuali vincoli in termini anche di inquinamento acustico, per fare un esempio, per attività che si svolgono all'interno dell'autodromo, vengono messe in discussione il fatto che vicino c'è un'area destinata a parco agricolo. Ma poi una considerazione, che qualsiasi variante urbanistica o accordo che riguarda l'autodromo comunque dovrà trovare corrispondenza in consiglio comunale, e quindi è l'istituzione del comune, l'istituzione del consiglio comunale che delibera su certi aspetti, in particolare quasi in via esclusiva per quanto riguarda l'autodromo, ma questo fin dalla nascita dell'autodromo, ed è così. E quindi per quanto riguarda quell'area non è che è stato fatto per giustificare che così domani scavano una notte su altri, no. È stato fatto perché variando la destinazione urbanistica e sottolineando la destinazione agricola di attività agricola, questa destinazione non vada poi a incidere negativamente su quello che già si sta facendo all'interno dell'impianto sportivo. L'emendamento riguardava quello. Poi torno a ribadire, e qui studi economici o sociali, certo, hanno avuto un'importanza relativa. Io ribadisco ancora la mia convinzione e dico che a Castrezzato di autostrade, di svincoli autostradali, di tangenziali non ce ne sono mai state, e quindi vedremo cosa comporterà per il nostro paese questa presenza di quest'opera viaria importante, non solo per la provincia di Brescia ma ritengo per tutta la Lombardia. E io non parlo di cementificazione, parlo di possibilità di crescita economica in tutti i settori. La viabilità da sempre ha rappresentato
la partenza per ogni, per qualsiasi società, fin dalle primordiali, non voglio fare dire quello che non so, però dei brevi cenni che ognuno di noi è a conoscenza, dove passa una strada passa anche lo sviluppo sociale, e io mi auguro e credo fermamente che possa essere così anche per Castellano. Ferretti, fare una domanda, perché la zona industriale è nel territorio sopra l'unico proprietario e via di stesa sul basso chi ha fatto richiesta? Proprietario? L'unica richiesta di trasformazione è arrivata da quell'operatore che, detto come risulta agli atti, non è poi l'unico proprietario, perché ci sono più proprietari, che lui rappresenti gli altri, no, però sono più proprietari. Più proprietari, ma è l'unico. Gli altri, anche chi è più abitoso, lo fatto non sono fatti, no, assolutamente. Ma neanche per l'area, diciamo così, a fianco della Brevemi, della sede Brevemi, non c'è nessuna richiesta. I cittadini di Castellano, ma sulle stelle. Cioè, mi sembra strano. No, mi sembra. Non so da tempo che la faccio. Però i cittadini di Castellano che gli altri ha problemi delle vendite, hai fatto tutto da uno. Quando avete definito, paga lezione. Certo. Allora, paga di prima della data di adozione, per tutto non è niente, non è dalla data dell'approvazione, cioè, non dalla data di approvazione che può essere dicembre o gennaio, ma dalla data di luglio, quando siamo andati in adozione. È retroattiva praticamente. Decorre dalla data. Probabilmente riferendosi a me, ribadiva il fatto che dove c'è una strada deve sorgere attività produttiva. Le ricordo però che anche dove ci sono fiumi cresce attività produttiva e spesso volentieri ci sono le inondazioni. E quindi quello che costruisce l'uomo, la natura poi se lo riprende anche quando ha bisogno. Quindi proprio anche il voler ribadire ulteriormente, nonostante molti cittadini oggi abbiano portato e evidenziato la necessità di rivedere con un'ottica molto più rivolta al futuro rispetto a quella dell'attività produttiva come la intende lei, è triste, perché vuol dire che per l'ennesima volta, anche durante questa riunione, l'amministrazione comunale ha fatto la solita, scusate il termine, pagliacciata per sentirsi a posto. Ed è un po' avvilente perché sono qui persone di Castrezzato, che nei più svariati ambiti hanno contribuito nel volontariato, come diceva anche l'assessore allo sport, il volontariato c'è in tutti gli ambiti, il mondo va avanti perché ci sono i volontari. E lei sta facendo un discorso in sembra diverso. Le stavo dando ragione. Le stavo dando ragione. Che il mondo va avanti perché ci sono i volontari, non perché ci sono altre persone, anzi i politici ci insegnano che non sempre sanno fare bene. I volontari invece aiutano la società ad andare avanti e lei ci ha dato testimonianza stasera in modo positivo. Certo, però con lo spirito di iniziativa la gente riesce a trovare anche quello. Però il fermarsi a sottolineare solo ed esclusivamente quell'aspetto quando
svariate persone, le hanno detto che ci sono anche altre soluzioni e non dare motivazioni, perché sta ripetendo la stessa cosa da due ore, non so se è una mia impressione o è anche quella degli altri, e non dà motivazioni concrete, nel senso che dice non per forza quell'area sarà una fabbrica, non per forza, ma non c'è altro, non ci indica nient'altro. Lei diceva prima a Ottavio che non è detto che quell'area un domani, assolutamente non sarà che quell'area domani verrà utilizzata, lo trovo per altro. Sarà scritto nello su bianco? Ce lo garantisce che come altro tra 10 anni non succederà? Anche no per colpa sua, per colpa di altre amministrazioni. Io ho detto, e lo ripeto perché è la verità, per quanto riguarda il futuro ampliamento dell'autodromo, se il Consiglio Comunale di Castrezzato voterà l'ampliamento, potrà votarlo. Invece loro, voi con un senso di responsabilità, visto che ci tenete ad indicarla come zona agricola che verrà vincolata come tale, scrivete che non potrà essere cambiato, rimarrà un polmone verde del paese, potete farlo. Ma sì, possiamo farlo. Ma non lo fate. No, l'abbiamo fatto. Quello che sto dicendo è, ma io credo che l'autodromo non si ampierà e non ci sarà più necessità, perché questo è quanto in base alla dimensione, alla lunghezza della pista, al numero dei parcheggi, è arrivato con queste previsioni allo sviluppo massimo della pista per quanto riguarda tutte le gare. Il futuro ampliamento, si parla di una pista di 4 km a rotti, che è quella che serve per correre tutte le competizioni, il numero di parcheggi che si creeranno a nord, se non basteranno faranno dei silos eccetera eccetera, per cui stante le necessità, i regolamenti attuali, l'autodromo può ospitare gare di competizione mondiale, delle formule di tutti quelle di... Quindi se domani l'autodromo dice voglio organizzare una pista per i bambini in quell'area perché sento la necessità di educare i bambini... Quello che stavo dicendo io è che se il Consiglio Comunale anche domani dice per il futuro l'autodromo non potrà più ampliarsi mai e tutto il Consiglio Comunale all'unanimità lo vota, passata la tornata elettorale, una o due, il Consiglio Comunale decide, potrà ritrovarsi e votare a maggioranza o all'unanimità che invece si amplierà ancora. E che ma meno che l'area non venga vincolata come polmone verde, ma la competenza del Consiglio Comunale... Forse sì. Intende che quell'area a parco agricolo sostanzialmente possa, con quell'avvenimento che avete fatto, trasformarsi in una quale diretta. Non è così, eh. Oggi il PCP, allora forse dopo non sta a me perché sono scelto di natura politica, però per illustrare, perché credo che questo PCP sia stato un po' il frutto di una serie di delibere di, almeno io ho letto gli indirizzi formulati da parte del Consiglio Comunale, sia un po' una traduzione di quello che sono state questa serie di parte di contrattazioni e parte poi lì, sai, ognuno, io non voglio entrare nel merito a giudicare se sia giusto o sbagliato, dico solamente sono frutto di una serie di indirizzi che sono stati oggetto di deliberazione. Alla fine, vero, se il PGP da un punto di vista mi sembra di dover dire questa informazione, che comunque sono agli atti ed è visibile all'interno del documento di piano, laddove si va a evidenziare che questi 580 milioni di quadrati di superficie di suolo consumato e sottratto all'attività agricola, di fatto però non è un suolo che ragionevolmente venga o sia oggetto di edificazione, perché il parco agricolo, come la parte dell'autodromo, così come la parte del golf, sono estensioni abbastanza considerevoli, ma che credo che non diventano. Poi anche lì qualcuno potrebbe sostenere, adesso io te lo dico in termini così, anche il golf ha la sua, perché se non ci fosse una serie di trattamenti di natura per quanto riguarda i tappeti erbosi eccetera, qualcuno sostiene che siano molto più problematici, chiamiamoli così, problematici rispetto al terreno agricolo, così come lo sono alcuni piani per quanto riguarda gli smaltimenti dei liquami all'interno dei terreni agricoli che stanno
che oggi in Lombardia, che è uno dei problemi non indifferenti, si sono modificate tre o quattro volte le soglie dello spandimento dei liquami, perché altrimenti non è che non si riuscisse, ma non c'era territorio sufficiente in funzione in relazione degli argomenti che ci sono per spandimento. Al di là di questa serie di considerazioni, credo che il terreno effettivamente toccato per essere edificato sia attorno ai 240.000 metri quadrati, quello che è previsto all'interno di questo strumento dal punto di vista dell'edificazione, un po' o leggermente superiore a quanto lo era stato o lo è stato negli anni scorsi con il vecchio con il PRG rispetto ad oggi, perché citavi una cifra che era circa 170.000 che è disponibile dal documento di piano e che è stato oggetto di consumo. Credo che in futuro non ci saranno più, perché credo che il mondo sia leggermente cambiato, specialmente sull'aspetto della natura edilizia. Non ci sarà più nessuno che costruisce capannoni e che li lascia lì vuoti per aspettare che il costruito bene si uffitasi. Anche perché gli investimenti del capitale oggi rispetto a quelli che erano 4-5 anni fa probabilmente è cambiato. Per cui il fatto di aver fatto questa serie di previsioni credo che vada nella logica delle vostre delibere di indirizzo. Poi che questo trovi davvero il consumo di suolo in termini di, perché sembra una mostruosità citare 600.000 metri quadrati di area consumata, o meglio, è una mostruosità dal punto di vista della situazione del suolo all'uso agricolo, ma è altrettanto vero che quella che in termini di edificazione questo strumento prevede non sono quelle superfici, sono delle scelte che avete deliberato, che hanno deliberato in Consiglio Comunale sul fatto di riconoscere la legittimazione di un'attività di natura sportiva che è stato l'autodromo, con il discorso che ha spiegato prima l'assessore per quanto riguarda l'inserimento della cava, il discorso del golf e questo parco agricolo. L'area vera che dal punto di vista delle potenzialità edificatorie costituisce un consumo di suolo effettivo è quell'ambito a nord della Brebeni, che ovviamente ci sta con tutti quelli che sono gli indirizzi che sono stati formulati nelle tendere di questo comunale. Credo che servisse più che altro dire che dal punto di vista del consumo di suolo ai fini della cementificazione sia quello il dato vero, perché se si guarda quello che è la sottrazione del consumo di suolo ai fini agricoli, come lo è stato ovviamente la parte della cava di prestito, così come lo è la parte del golfo, così come lo potrebbe essere la zona che è destinata alle piscine, sono tutte sottrazioni, però credo che siano, se valorizzate e se nell'ottica e nell'indirizzo della valorizzazione del territorio, probabilmente non sono una sottrazione negativa, sono qualcosa che danno un valore aggiunto al territorio. Però queste sono scelte di natura poi politica che io ho visto nelle vostre derive, insomma.